Rientriamo in diretta, ho scelto lo sport con i Creedence Clearwater Revival e Cotton Fields, canzone veramente divertentissima. Comunque complimenti per le tue scelte musicali. Grazie Matteo, questo è i 10 euro te li do dopo. E allora chiudiamo con il tennis, questi ultimi 5 minuti di trasmissione, lo facciamo con una tennista, 1987, quindi anche oltre alla Filippi abbiamo un'altra 87 giovanissima, Giulia Gabba, ben trovata Giulia, ciao. Buonasera a tutti. Allora Giulia, intanto presentati, noi facciamo sempre con i nostri ospiti al primo loro intervento scelto lo sport, presentati come giocatrice, il tuo stile di gioco. Sì, sono abbastanza combattiva da fondo, diciamo, ma adoro andare a rete e quando posso lo faccio. Devo migliorare ancora un po' il servizio, l'atteggiamento, insomma ci sono molte cose da migliorare. Anche perché andare a rete, insomma, è cosa abbastanza rara nel tennis di oggi, soprattutto femminile, quindi penso che se, insomma, riuscirai a trovare un gioco per riuscire ad andare a rete, potrei mettere in difficoltà molte giocatrici. Immagino quindi che, insomma, anche sul veloce tu ti trovi bene. Esattamente, però mi adatto anche abbastanza sulla terra. Benissimo. Diciamo che ho buona mano a rete, quindi me la cavo abbastanza. Il problema è arrivarci. Il problema è arrivarci. Sì. Ma anche il dritto mi sembra comunque, insomma, quando l'ho visto, essere abbastanza incisivo. Hai avuto, insomma, in questo momento sei intorno al 220 del mondo, ma questo perché purtroppo dopo un inizio di anno, tra l'altro con dei risultati interessanti, hai avuto un infortunio che ti ha fermata. Sì, esatto. Sono stato operato di ernia del disco inizio agosto, quando la stagione stava andando benissimo, per cui sono stata un po' bloccata da questo infortunio. Era arrivata al numero 183, quindi insomma esatto. Dentro le 200, la classifica cominciava a essere molto interessante. Non sei sceso tantissimo. Quali sono stati i risultati, almeno inizio anno, che insomma ti hanno fatto più piacere? I risultati migliori dell'inizio anno? Ho fatto semifinale il 25.000 Capriolo a Brescia. Ho fatto quarti a Ortisei, e, ho fatto quarti in un 100.000 dollari a Roma, e me la sono cavata bene anche alle internazionali, che ho perso 6-4 al terzo in qualificazioni con la testa di serie numero 5, e poi a Wimbledon ho passato un turno e il giorno dopo ho dovuto ritirarmi perché ho avuto questo problema qua alla schiena. Arriva una domanda dal nostro sito di Nico. Ciao Giulia, ti volevo chiedere, visto che la tua classifica non è niente male, che programmi hai per il prossimo anno? Nel senso, proverai a fare qualificazioni a livello WTA oppure ti dedicherai ancora a tornei ITF, magari da 50.000 o 75.000 dollari? Grazie e in bocca al lupo per il futuro. Beh, l'intenzione è sicuramente quella di giocare più tornei di alto livello rispetto all'anno scorso, che ho giocato molti ITF, quindi spero di salire presto in classifica. Di giocare UTA e gli slam soprattutto. Ma anche perché è importante giocare a livello maggiore anche per trovare il ritmo a quel livello. Esperienza e tutto. E allora adesso ti passo Matteo Torrioli per la domanda che ormai ha un copyright, perché insomma noi sappiamo che Matteo Torrioli è un grande esperto di tennis, la sua domanda un po' mette paura ai tennisti, vediamo. Sì, infatti, oggi. Non ci capisco niente di tennis, il massimo che posso chiedere è il luogo più bello e il luogo più brutto dove hai giocato. Vabbè, il luogo più bello... come posto proprio Acapulco, perché albergo sulla spiaggia con campi da tennis, piscine, di tutto, clima fantastico. Dove il tennista? Dei cocktail invece dell'acqua. Cosa? Prendevate dei cocktail invece dell'acqua durante i cambi campo? Beh, sarebbe interessante però. Vedi. No, ma quasi, Non eravamo molto lontani. E il più brutto, guarda, non mi posso lamentare perché mi sono sempre trattata bene, non sono mai andata in posti brutti. Al massimo in Romania, ma non era malissimo, dirò. Vedi, vedi, bisogna fare i tennisti, Matteo Torrioli. Sì, io sì, ho provato sì. E mi sono rotto tutto, quindi te forse sei ancora in tempo. Anche tu sei rotto tutto, no? Quindi è impossibile. Sono ancora in tempo a rompermi tutta. Ah no, tu no, per carità. No. Noi ormai siamo andati. Ci siamo rotti facendo altro, perché calcio e pallavolo. Ormai siamo rottamati. Siamo rottamati noi qui, quindi è meglio non approfondire l'argomento. Senti, sono sulla buona strada anch'io però,
Beh, cominciare con Larry nel disco a 20 anni, in effetti, non è male, però insomma speriamo che rimanga soltanto questo, insomma, cerchiamo di vederla in positivo. A proposito di questo, volevo sapere, insomma, hai iniziato la preparazione, quando iniziare la preparazione, come ti stai allenando e insomma, se sai già la tua programmazione inizio anno, quale potrà essere, quando allora, tornerai a giocare tornei, insomma. Ho ripreso ad allenarmi un mesetto fa con il mio allenatore che è Fabio Beraldo, ex 300 anche lui ATP. E stiamo riprendendo con molta calma perché ovviamente anche la riabilitazione chiede il suo tempo in questo periodo per la schiena. E boh, ho intenzione di iniziare i tornei fine gennaio, inizio febbraio, iniziare però con gli ITF per giocare magari qualche match in più. Certo. E poi continuare con tornei più grandi per prendere punti. Assolutamente sì. Un'ultima domanda, perché insomma il tuo stile di gioco è abbastanza particolare, abbiamo detto, o almeno è raro nel tennis di oggi, e vorrei sapere se c'è o c'è stata una tennista, magari uno stile di gioco a cui ti sei ispirata, perché insomma magari quando eri piccola potevi vedere in televisione partite di certe giocatrici, perché adesso non lo fa più nessuno quel tennis praticamente. No, ma devo ammettere che non ho mai seguito particolarmente tanto il tennis. Un'evoluzione naturale. Adesso. Tutto naturale, sì. Ah, la vera, il talento naturale che porta a spingersi verso rete, interessante. Allora Giulia Gabba, io ti ringrazio, ricordiamo 220 circa del mondo in questo momento, ci risentiremo magari all'inizio dell'anno prossimo per vedere un po' volentieri come sta andando il rientro nel circuito. Volentieri, grazie. Ciao Giulia. Ciao, Giulia. Ciao.